Passo la parola a Grazia Marchianò. È difficile immaginare una capacità geniale come quella degli artisti che nei secoli hanno scolpito l'immagine di Shiva, con riuscire in un gesto, in questa postura di danza, a rappresentare, a rendere, come dire, percepibile dai nostri sensi l'idea della danza cosmica. Queste figure invece pagane, nel sangue, aria, c'è il cavallo. Amo tutti. Amo tutti. La visualizzazione che va a fare s'appelle la ruche. La visualizzazione che stiamo per fare si chiama l'alveare. Allora, imaginez que vous êtes nu, flottant, assis dans l'espace bleu nuit. Immaginate di essere nude e nudi nello spazio blu notte. E vous respirez. Respirate. La mitologia olimpica, in particolare, quella che per noi europei è un po', no, la base, l'inizio, è in realtà una mitologia in cui le grandi signore mediterranee del passato vengono invece regredite al ruolo di mogli. Si dice che Zeus, racconta il mito greco, quindi ormai siamo un mito patriarcale, che ci mise 300 anni per convincere Era a diventare sua sposa. Ma in che modo le donne sono arrivate ad essere considerate le custodi della terra? Perché in principio lo erano le conoscitrici delle piante, del ciclo vitale, e sono state loro a pagare il prezzo, cioè noi, a pagare il prezzo più alto quando questo ciclo si è alterato. Io credo che sia possibile, ripartendo da quella storia, di quel passato, formulare modelli alternativi alla società attuale. Il 50% dell'aumento di CO2 nell'aria è dovuto al fatto che esistono noi, gli esseri umani, e il 25% al fatto che esistono un'enorme quantità di animali d'allevamento. Una scelta di questo tipo, o ad impatto basso, come appunto diceva il collega, sicuramente serve anche per svincolarci dalla schiavitù che abbiamo nei confronti delle aziende agroalimentari, perché sono loro che ci stanno determinando le scelte, quindi attraverso la pubblicità, attraverso le offerte, attraverso l'alterazione del gusto con l'eccesso di zucchero, l'eccesso di sale, molecole che non conosciamo. A me, come agricoltore, non interessa solo l'elemento egoico di dire quanto produrrà questa pianta, ma devo capire se questa pianta, se io ho fatto in modo che questa pianta sia stata messa in maniera corretta in risonanza col suo essere per me invisibile ma esistente, che è il cosmo. Ormai è chiaro che gli OGM sono un fallimento scientifico, perché tutti gli obiettivi degli OGM sono falliti, cioè maggiore resistenza agli erbicidi. Laddove si produce con OGM si sono sviluppate super infestanti, perché naturalmente la natura reagisce, è quello che...
se noi saremo capaci di coltivare questi tre semi, no, che sono la capacità di autoprodurre, non soltanto di far dipendere la nostra vita dal comprare, la capacità di avere relazioni umane basate sul dono e sul controdono e sulla reciprocità e non soltanto sulla compravendita, e una capacità di orientare la nostra vita non soltanto alla soddisfazione dei bisogni materiali, ma a riscoprire la dimensione spirituale, la dimensione creativa, la dimensione delle relazioni tra noi e tutte le altre forme della vita, come veniva detto, diciamo, sì, all'inizio del tuo intervento, ecco, forse questi tre semi potrebbero costruire un rapporto degli uomini con se stessi, con gli altri e con i luoghi in cui si vive più giusto di quello che abbiamo oggi, e potrebbe aiutarci a aprire una fase storica più evoluta rispetto alla fase storica che si va chiudendo in questi anni. Mille volte ho interrogato il mio guru. Qual è il nome di colui che non può essere conosciuto? Gli ho richiesto ancora, ancora, sempre invano. Sola ho trovato la risposta. Il senza nome, l'inconoscibile, è la sorgente di ciò che i miei sensi percepiscono. Infine il guru mi ha dato l'insegnamento. Mi ha detto: rovescia la tua ricerca. Smetti di dirigere lo sguardo all'esterno, ma fissalo sul sé. Quando lo spirito che differenzia si è assopito, ho portato questa realtà nel mio cuore e mi sono messa a danzare nuda. Dei tanakete tanakete dei tanakete tanakete dhagete 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 dei tanakete. Bien sûr, l'espace n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, mais vous avez peut-être entendu hier soir dans ce magnifique poème de Lala que son maître a provoqué son éveil en lui disant « Arrête de chercher Shiva à l'extérieur, trouve-le dans ton propre cœur. » Naturalmente lo spazio non esiste solo al di fuori di noi, anzi, se qualcuno di voi ha assistito alla bellissima lettura di poesie di ieri sera, delle poesie della mistica Kashmira Lala, sentirà che in una delle poesie Lala dice: il mio maestro mi ha detto, inverti la tua ricerca, smetti di cercare il divino al di fuori di te e cercalo nel tuo proprio cuore. Ce qui veut dire que, en essence, on est ce que nous cherchons à l'extérieur d'abord. Et ensuite, c'est le moment clé de la quête mystique, c'est qu'il y a une compréhension que toute la projection vers l'extérieur du divin, en fait, est une résonance intérieure. Et quindi, in essenza, noi siamo quello che cerchiamo all'esterno, e quello di cui ci rendiamo conto attraverso questo lavoro è che noi siamo la proiezione di tutto quello che cerchiamo all'esterno, e che dobbiamo cercare quello che cerchiamo all'esterno all'interno di noi.